singolo, l'individuo singolo lavoratore, quindi modificare il carico di lavoro, accentuare il grado di autonomia, intervenire su compiti e mansioni, incentivare le attività di gruppo e focus group in ambito aziendale. In quel momento, secondo me, nella sua diciamo, conduzione ordinaria del lavoro. Le informazioni, questi sono appunto i siti. No. Dipendono dallo stress, questo pensate come possa incidere. Abbiamo iniziato, devo dire, molto per tempo rispetto ad altre amministrazioni, lo abbiamo già istituito in relazione esclusivamente al fenomeno del mobbing e delle molestie e successivamente abbiamo arricchito l'ambito di competenze dello sportello con benessere organizzativo, stress, lavoro correlato e quanto è di competenza appunto del Comitato Unico di Garanzia. Credo che quando parliamo di stress sul lavoro ci siano due aspetti. Il primo è quello della prevenzione e come responsabile di tutto il personale della Farnesina questo forse è l'aspetto che più mi interessa. Nei miei auspici c'è quello di evitare situazioni stressanti sul nostro lavoro e fare di tutto affinché vi siano quelle condizioni che agevolano l'inserimento del personale nelle strutture del Ministero degli Esteri.